Io voglio salutare la mia carissima amica, quella signora, e signora Pietro, che è detto qua. Sì, ma cominciamo subito, prima delle domande. Ti ho visto molto attento. Non hai perso un solo corteggio. Ah, cioè, no, possiamo microfonare il sindaco? Anche la signora, così, prego. Ho visto che è abbastanza attaccata a suo marito, pronta a trattare. Vabbè, ma tu sei così bella, insomma, devi tenere concorrenti, non ci sono problemi. Perciò, allora, torniamo invece a noi. Lucio mi faceva notare che quest'anno Montesino ha disertato. Vabbè, dopo 9 anni. Dopo 9 anni ci siamo presi. In genere, dopo 9 mesi di andare. Questo 9 anni, so come si è abituato. Abbiamo fatto un anno di riposo e sicuramente torneremo l'anno prossimo con un carro che sicuramente sarà. Ce lo auguriamo. Io vi posso dare un consiglio: le cumpane vanno abbastanza di moda, cioè dobbiamo solo puntare sulla cultura cagione. Anche le cumpane a molti, insomma, voglio dire, nonostante. Noi abbiamo scelto di anno temi meno estetici più sostanziali. Vabbè, allora mi sa che l'anno prossimo saremo costretti a dargli qualche consiglio, qualche tipo giusto. Facciamo un applauso al sindaco di Montesino. Un saluto a tutti, però al sindaco di Montesino, però mi devi consentire e ti dissenti. Abbiamo prestato il sindaco Montesino. Adesso mi dispiace, ma insomma non puoi nascondere pure tu. Sono cittadino della Valle del Fiume. Però voglio discutere. No, allora, scusa. Ci mangerebbe. Come io dico che ci sta soltanto che fanno solo le tasse, nessun tipo di rapporto con la Vicentina, non voglio dire. Così tu sei al doppio mandato come me, io da educatore pago le tasse a Città Sant'Angelo, tu davanti sei da sindaco, paghi le tasse a Montesino. Allora,